manca da più di un anno. Visto anche il mio peso, ho avuto, un attimo di preoccupazione. Ma non sei stato tu, veramente. Io so perché più o meno la storia, se poi c'è magari qualcosa che volete riassumere o aggiungere. E noi che abbiamo i bambini piccoli, che lo frequentiamo, insomma, abbiamo visto il degrado giorno dopo giorno. No, ma infatti, perché le cose andrebbero progettate in base anche all'effettiva capacità poi di mantenerle, no? Però possiamo chiedere invece ai cittadini di curarsi di pezzi di bene comune dove il comune non arriva, no? Quel poco verde che c'è, vorremmo cercare di mantenere. Lo scontro c'è sovrintendenza, probabilmente bisognerebbe cercare un certo dialogo con loro. Ecco, la vostra idea, la cosa che ad esempio si faccia uno spazio, chiamiamolo così, eventi culturali. No, quello sì. Sì, ecco, non ci sono particolari disagi, no, perché basta finire alle 11. Esatto, allegri, insomma, siamo in... Beh, la zona di Civitavecchia ha sicuramente cambiato volto, soprattutto grazie al programma Urban varato dall'allora amministrazione comunale Illy. Peccato che ci siano ancora delle incompiute piuttosto pesanti e anche in qualche misura negative per l'immagine che la zona dà sia ai cittadini che ai visitatori, ai turisti. Se vediamo ad esempio questa specie di cantiere parcheggio che rappresenta il biglietto da visita, no? Capiamo che questi interventi andrebbero completati e che è abbastanza grave che la situazione in questi anni sia rimasta in queste condizioni. Abbiamo visitato poi il giardino di Piazza Ortis, dove abbiamo incontrato un gruppo di genitori, e lì ci sono delle bellissime idee finora inascoltate per rendere quel luogo più vivibile per i bambini, per gli anziani, per le famiglie. Intendiamo sperimentare da questo punto di vista una prassi nuova e quindi coinvolgere tutti i cittadini interessati insieme con il comune, con la sovrintendenza, per dar vita a un progetto di recupero che sia, come dire, a misura di persone. Utile anche la chiacchierata con gli ambulanti, ci rivedremo a breve. Gli ambulanti possono essere un fattore importante anche nella rivitalizzazione dei rioni. Spiacerebbe lavorare insieme con loro per immaginare che molti rioni di Trieste ricomincino ad avere la possibilità di fare la spesa proprio grazie ad una presenza in vie e piazze agibili, pedonalizzate e fruibili perciò dai cittadini di un'offerta attraverso la presenza periodica degli ambulanti.